disastro sti capelli. Era da molto che volevo registrare per voi questo tipo di filmato, qualcosa di più lungo ed esteso di un semplice vlog di pesca, ma un vero e proprio film sulla pesca nel laterale. Il laterale che cos'è? Il laterale è l'immissario di un fiume più grande, soprattutto qui nella Val Brembana, del Brembo, il nostro grande Brembo, dove ho passato i momenti più avventurosi e più incredibili della mia fanciullezza. Il laterale è il mio ambiente di elezione per il semplice fatto che, lasciando un contesto urbano e risalendolo, si sfocia poi nella natura selvatica. La ricerca del selvatico, del contatto col selvatico e anche dell'ambiente selvatico è quello che, più che la trota in sé, mi spinge a risalire un torrente. Voglio quindi augurarvi buona visione. Spero che questo film, questo piccolo film, vi piaccia. Ho anche acquistato per l'occasione una GoPro Hero 7 White, è quello che mi posso permettere per potervi offrire comunque una qualità video più alta di quella che vi offrivo prima. Questo è un investimento che ho fatto e l'ho fatto per il piacere che provo nell'offrirvi i miei contenuti e nel vedere la vostra partecipazione. Quindi ancora buona visione e grazie di essere qui con me oggi. La presenza nei laterali di questo bel salmonide della trota Fario la si deve al grande lavoro di introduzione operato dalle società e dalle associazioni di pescatori che, gestendo incubatoi e seminando per offrire alla popolazione tanto una preda per la pesca sportiva quanto una fonte alimentare, hanno portato i nostri laterali a popolarsi capillarmente con una ottima diffusione di questo bel pesce che ancora oggi dona la sua presenza e la sua allegria all'appassionato di pesca sportiva. La Fario è una trota che ben si adatta a torrenti e ruscelli movimentati, ben ossigenati, con acque limpide e pulite. Detto ciò, essendo un animale ben adattabile, si può fermare in corsi d'acqua lenti o addirittura nei laghi. In quelle condizioni assume l'aspetto della trota lacustre, infatti si definisce lacustrizzata, che poi diventa un'anatomia tipica di questo animale quando addirittura lo si incontra alle foci dei fiumi verso il mare o addirittura in ambiente marino. È un predatore, quindi si ciba di insetti, larve di insetti, piccoli pesciolini, anfibi e le loro larve e anche qualche rettile, casomai cadesse una lucertolina nel torrente non disdegna di papparsi anche quella. Ecco, in torrente, seppure non raggiunga dimensioni ragguardevoli per via dello scarso apporto alimentare, c'è da dire che però sviluppa le colorazioni più belle. La livrea della trota Fario in torrente può diventare veramente una tavolozza di colori con sfumature meravigliose, con questi riflessi metallici, con punti rossi e neri fortemente marcati, con una fasciatura di par ben definita e una macchia operculare tendente al bluastro. La riproduzione della trota Fario avviene durante i mesi freddi invernali. Pur essendo un animale inserito dall'uomo in questi torrenti, si è adattato così bene da arrivare a una riproduzione completamente autonoma e naturale. Questo cosa significa? Che anche se alcuni corsi d'acqua sono stati abbandonati come semine dalle società e dalle associazioni di pesca, la popolazione di trote Fario si riproduce in autonomia, anzi dando la nascita ad esemplari veramente bellissimi, ben pinnati, che presentano caratteristiche di selvaticità. Queste sono quelle che noi, in gergo tecnico, trote native. Questo perché, pur non essendo autoctone,
sono riprodotte in condizioni di selvaticità senza alcun bisogno di intervento umano. Come preda per il pescatore sportivo viene insediato con un numero di tecniche veramente variabilissimo. Si va dalla passata alla bolognese in laghetto, allo spinning con esche artificiali rigide, morbide, alla pesca al tocco, a mosca, a ninfa e chi più ne ha più ne metta. Dopo le prime catture possiamo dire che la giornata si presenta ottima, nonostante l'acqua sia ancora bella fredda e purtroppo c'è tutta acqua di disgelo perché precipitazioni non ce ne sono, il bosco è secco. Possiamo dire che nonostante tutto rispondono. Risalire un laterale è veramente immergersi nel selvatico. Guardate anche solo la bellezza dei disegni in questa roccia. Penso che sia una delle mie rocce preferite del torrente. Ciao rocce. La quiete che si respira su questi muschi, sotto questi pini e vicino al torrente è qualcosa di semplicemente fantastico. Parafrasando il romanzo Neve di Maxence Fermin, direi che la pesca nei torrenti laterali, soprattutto qui in montagna, è una calligrafia. Ci sono infiniti modi di scrivere le nostre parole nell'aria col cimino mentre lanciamo. Pescando lenti col silicone sul fondo può anche avvenire qualcosa di strano come in questo caso. La trotella, senza che mi accorgessi, ha raccolto il silicone portandolo sotto il sasso e io ero convinto di aver incagliato, finché nel tirare per disincagliare non mi sono accorto che dal lato opposto in realtà qualcun altro stava altrettanto tirando. È anche una danza, una lenta danza di roccia in roccia accompagnati dalla musica del torrente. Copiola di slamate per parlare un attimo dell'attrezzatura che è bene portare ed è bene usare per il massimo piacere di pesca su un laterale. Come ben sa chi mi segue da tempo, io prediligo una pesca molto leggera, uso praticamente sempre canne di 180 cm, massimo 2,10 m, dal casting dagli 1 ai 10 grammi, ho anche roba più pesante per il fiume ma la uso raramente, e come mulinello sempre sul taglia 1000-2000. Ho un 3000 al massimo sempre per il fiume. Questo perché pescare con questa attrezzatura offre un piacere di pesca anche su trote dalla taglia medio-piccole, perché in questi torrenti con la portata alimentare che hanno sarà dura trovare pesci veramente di taglia. E comunque anche in quel caso
una buona frizione ben regolata, un mulinello robusto e una canna efficace permettono di portare a guadino prede anche di una certa taglia. Come filo uso un fluorocarbon dallo 0,14 allo 0,16 diretto in bobina, niente moschettoni, niente girelle, e come esche alterno il silicone a piccoli minnow e rotanti. Oggi l'acqua è molto fredda, quindi ancora sto usando il silicone, che è la pesca invernale che faccio, nonostante adesso siamo in primavera. Un consiglio che vi do pescando in questi ambienti è: rifate spesso il nodo della montatura, perché il filo, l'ultimo tratto, scorrendo su rocce, rami e altri ostacoli sommersi, implica il consumarsi, e poi può succedere che nel momento meno opportuno questo ceda e si spacchi. Quindi rifate spesso gli ultimi 10-15 cm di filo dove ha più sollecitazioni, su sassi, su rocce, durante l'azione di pesca, per essere sempre sicuri. Come tutti i salmonidi, la trota fario ha il corpo rivestito di un muco protettivo che la protegge da micosi, parassiti, e la rende più idrodinamica. È bene, nel rilasciare questi animali, è essenziale bagnarsi le mani e raffreddare alla stessa temperatura del torrente, perché spesso non ce ne rendiamo conto, ma la nostra temperatura corporea è sui 36 gradi. La trota, soprattutto nei periodi freddi, vive in ambienti 5 gradi. Lo sbalzo termico è veramente eccessivo e rischierebbe di ferirla gravemente. Schiacciare gli ardiglioni di ancorette ed ami, oppure usare ami barbless, rende le operazioni di rilascio più rapide e sicure ed aumentano notevolmente la garanzia di sopravvivenza della trota. Bella trota, peccato che non avesse preso l'amo, bensì la coda del silicone, e l'abbia malamente strappato. Però è stato bellissimo vederla uscire, prendere l'esca, quel breve combattimento e poi andarsene. Pesca nei laterali è anche una poesia dove voi iniziate la rima lanciando il vostro innesco e la natura completa l'opera rispondendo con la sua presenza.
Sono venuto qui a disincagliare sotto questa magnifica cascata. Bellissima buca, mi ha dato un colpo all'inizio qualcosa, ma in buche come queste basta sbagliare la prima ferrata e raramente concedono una seconda possibilità. La pesca nei laterali è anche una musica di note argentate cantata incessantemente dal torrente.
la furia delle piene di novembre su questo torrente ha colpito veramente duro. All'inizio resto addirittura spaventato dalla mole dei massi che sono stati spostati e da come il corso sia sostanzialmente cambiato in alcuni suoi tratti, al punto da deviare l'acqua, svuotare alcune buche e crearne di nuove. È una cosa che mi spiazza e il disastro di piante cadute rende certe buche assolutamente impraticabili. Devo quindi risalire molto il torrente, arrampicarmi in zone impervie per riuscire a raggiungere aree pescabili. Fortunatamente le catture susseguono con buona frequenza, faccio lavorare il rotantino basso sul fondo, urtando qualche sasso e qualche tronco, stando sempre molto attento alle ferrate a non confondere un incaglio con una mangiata per non perdere l'esca sul fondo. Le temperature di questi giorni mi aveva un poco illuso sulla possibilità di usare esche rigide. Dopo la prima cottura fatta col rotantino
rotantino per l'apertura e acque fredde, va benissimo il Martin, è efficace anche in caduta e pesca bene sul fondo recuperando lentamente, quindi quello direi che è un ottimo rotante. Infatti le catture le ho avute. Sul Minnow, purtroppo per me, non so se era Minnow sbagliato o cosa, non ho ricevuto niente e ora sono tornato a silicone. Il problema di questo silicone è che ho finito la parte della testa, che è quella che io so usare meglio, e adesso sto usando le code, ma sulle code le trotelle piccole ti fanno impazzire perché si aggrappano alla parte a spatola, tirano come delle pazze, quando tu ferri fondamentalmente gliela levi di bocca e vediamo di registrare ancora qualcosina così per stare ancora un po' sul torrente e avanti. Registrazioni fino ad ora sono state girate dall'apertura la settimana successiva, quando c'è stata quella bella bolla di sole e temperature alte, si stava veramente bene. Poi si è tornati in zona rossa e i miei spostamenti sono rimasti limitati alle acque comunali. Questo mi ha portato a constatare che le zone più facilmente raggiungibili erano comunque sottoposte a un forte prelievo. Bisogna ricordare che in questi ambienti i laterali soprattutto sono ambienti di riproduzione. Se noi tenessimo il bacino laterale come un'area no kill, sarebbero delle aree dove le trote possono riprodursi tranquillamente e poi, crescendo, cercando più cibo, scendere la valle e arrivare al corso principale. Non avete idea oggi cosa pagherei per un barattolo di Vermoni Gulp nuovo con i miei bei testoni gommosi. Beh, ora si può dire che è primavera. Tutta pallini rossi. C'è questo angolo di bosco che è assolutamente magico, bellissimo. Con le ombre lunghe del sole che cala, assolutamente fantastico. Bene, il sole è calato, si chiude così questa giornata di pesca. E anche questo mio modesto film, come mi piace chiamarlo, come mi è piaciuto chiamarlo mentre registravo, come mi è piaciuto chiamarlo mentre lo pensavo, come spero sia piaciuto a voi, che vi abbia tenuto compagnia per quella mezz'oretta che dura in questi tempi comunque amari e difficili. Spero, dicevo, sia stato di vostro gradimento, che vogliate continuare a seguirmi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.